Lo dicevamo questa mattina, questo è il pane, questo è il vino, cioè questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sparso per voi in remissione dei peccati. Abbiamo fissato lo sguardo sul corpo del Signore, sul pane della vita. Fissiamo adesso lo sguardo così brevemente sul sangue che è la vita. Vorrei mettere in correlazione il pane con il corpo del Signore, perché il pane diventa corpo e il vino con il sangue. Però la correlazione avviene tra il corpo e il sangue del Signore. Il sangue per gli ebrei è la vita. Gesù dà il sangue per noi, perché noi viviamo, cioè il suo sangue è vita per noi. Il corpo è prezzo, diciamo, della vita, del riscatto, ma il sangue è la vita stessa che Cristo ci dona. Cioè la vita eterna che Cristo ci dona è il suo sangue. Non tanto il sangue materiale, sede dell'anima, quanto quel sangue significato che è la vita stessa del Verbo incarnato. Il corpo pertanto che noi subiamo è orientato a darci la vita, a vivere del sangue di Cristo, contraendo una nuova parentela con Cristo, una nuova comunione con Cristo. L'alleanza antica, fatta pura simbolicamente nel sangue, diventa una realtà, perché avviene una unione tra consanguinei. Noi elevati in Cristo diventiamo consanguinei di Cristo, perché il medesimo sangue di Cristo circola in noi, si unisce al nostro sangue e diventiamo così alleati, la nuova alleanza che avviene nella consanguinità. Adesso vorremmo spiegare alcuni concetti che vi serviranno come punti di riflessione. Nell'antico patto l'alleanza era la sostituzione della consanguinità, ossia la parentela stretta e costituita dall'unico sangue che circola. Padre, figlio, fratelli, sorelle, sono consanguinei, hanno lo stesso sangue. L'alleanza è tra estranei, però l'alleanza è orientata verso la consanguinità, per cui l'alleanza antica veniva fatta nel sangue, per indicare che attraverso quel rito si aveva il medesimo sangue. L'alleanza nel sangue per gli antichi era costituita da questo rito: si uccideva l'animale, il sangue si versava nel catino
e poi i due contraenti immettevano la mano nel medesimo catino di sangue, per dire che c'era mistura di sangue. Oppure veniva sperso il luogo o le persone stesse con il sangue degli animali, per dire che c'era tra i due il medesimo sangue. Era la consanguinità legale, adombrata nel Vecchio Testamento attraverso l'alleanza nel sangue. Veniva tolto ogni separazione, senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, il peccato divide. E allora nel rito dell'espiazione il peccato veniva distrutto con l'aspersione del sangue, cioè veniva tolta la separazione tra i due, tra Dio e il popolo, e veniva ricostituita nel sangue quell'alleanza, diciamo, che produceva una forma di consanguinità. Il sangue dell'animale veniva sperso sull'altare, quasi veniva ridato il sangue a Dio. E questo costituiva l'unione tra Dio rappresentato nell'altare e il popolo che veniva pure asperso di sangue. Ossia, con questo rito si stabiliva ritualmente una comunione dopo la remissione della separazione costituita dal peccato. Si espiava il peccato mediante il sacrificio, poi con l'aspersione del sangue veniva rinnovata l'alleanza e veniva indicata l'unione di consanguinità che c'era tra Dio e il popolo, tra Dio e gli offerenti. Tutto questo preludeva al Nuovo Testamento, perché tutto quello che è stato scritto per noi, in cui sono arrivati così i desideri dei tempi, la fine dei tempi. Però la nuova alleanza è superiore alla vecchia alleanza. Lo diceva già il profeta Geremia nel capitolo 31, dove parla del testamento eterno, dell'alleanza eterna che viene fissata tra noi e Dio. È un'alleanza nuova, non come l'alleanza vecchia che i vostri padri hanno trasgredito. Questa alleanza è fondata sul sangue di Cristo, non più sul sangue dei capri, dei vitelli, degli agnelli, come detto appunto nel Salmo, ripreso poi dalla lettera agli Ebrei: entrante in questo mondo, Padre, io ho detto, sono venuto per fare la tua volontà. Gli olocausti e i sacrifici tu più non hai gradito, ed ecco tu mi hai formato un corpo, io te lo offro. Gesù offre il suo corpo, inabitato dalla divinità, e offre nel suo corpo il sangue dei vitelli, il sangue degli agnelli, non piace più a Dio, vuole il sangue di Dio, il sangue di Cristo. Ma Cristo, essendo anche vero uomo e avendoci assunti in sé, ecco che avviene una consanguinità in Cristo, una nuova alleanza tra noi e Dio nel sangue. Abbiamo la stessa natura divina. L'unione in Cristo è un'unione eterna che non può essere infranta, perché c'è di mezzo il Cristo. Però tutto questo avviene nel sangue che è la vita, e il sangue di Gesù che costituisce la nuova alleanza, e il sangue di Gesù che costituisce per noi la nuova vita. Ebbene, nell'Eucaristia noi beviamo il sangue di Gesù,
viviamo la vita di Gesù. Viviamo la vita di Gesù, la vita che era nel Padre. Il Padre l'ha dato al Figlio, il Figlio l'ha dato agli uomini, perché come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio. E per questo che noi abbiamo in Cristo colui che si offre per noi continuamente, che rinnova sempre questa alleanza nel sangue. Dobbiamo noi adorare il sangue di Cristo e invocare sempre il sangue di Cristo su di noi e il sangue di Dio, in cui abbiamo la remissione dei peccati, abbiamo il segno della unione con Dio, un'unione che non può essere infranta mai. Noi celebriamo la festa del preziosissimo sangue. Fino a qualche tempo fa era una festa che capitava il 1° luglio, adesso è stata assorbita nell'unica festa del corpo e sangue del Signore. Quello che noi diciamo festa del Corpus Domini, in realtà sono due feste riunite insieme nell'unica realtà di un mistero, è la festa del corpo e sangue del Signore. Noi dobbiamo vivere del sangue di Cristo e invocare il sangue di Cristo. Noi dobbiamo lavare le nostre vesti continuamente nel sangue dell'agnello. Chi sono questi? Diceva Giovanni all'angelo, bianco vestiti, che vanno dietro all'agnello immolato, l'agnello sgozzato, l'agnello grondante sangue, ma glorioso nel suo sangue. Sono quelli che hanno lavato le loro vesti del sangue dell'agnello. Li hanno rese candide le loro vesti, le loro stole, nel sangue dell'agnello, e seguono l'agnello dovunque va. Essi sono quelli che cantano il canto nuovo. Noi abbiamo lavato le nostre vesti nel sangue dell'agnello, cioè la nostra vita è lavata nel sangue di Cristo, e noi siamo candidi nel candore di Cristo. È un sangue che rende candidi, non rende rossi, rende candidi. Gesù compare nell'Apocalisse sempre come l'agnello immolato, fritto davanti al trono del Padre. Egli gronda sangue sempre, perché quel sangue non si arresta mai. Ed è questo sangue la vita per tutta la Chiesa. Dal sacrificio della croce gronda il sangue su tutta la Chiesa e dal sacramento dell'Eucaristia gronda ogni giorno il sangue che vivifica la Chiesa e vivifica ciascuno di noi. Accostandoci a noi al sangue di Cristo, mangiando la comunione o qualche volta bevendo anche al calice o bevendo del vino consacrato, noi beviamo il sangue di Cristo. La vita di Cristo, la vita divina, scende dentro di noi. Dobbiamo essere sempre imbevuti del sangue di Cristo, vivere del sangue di Cristo, avere l'odore del sangue di Cristo. Un testo da meditare. Ci sarebbe tanto da dire sul sangue di Gesù. Ci sarebbe da citare un centinaio di testi che riguardano il sangue di Cristo che deve essere invocato su di noi e che deve circolare nelle nostre membra. Ma io mi limito ad un testo che proponga appunto alla vostra considerazione. Leggiamo tutto il testo così come giace. Siamo sotto la croce. Sono gli ultimi istanti della vita di Gesù. Siamo in Giovanni 19, il grande teologo di Gesù. Ogni parola di Giovanni è meditata,
e calibrata, contiene un mistero. Giovanni va interpretato tutto a modo suo, perché ci sono sempre due realtà nella medesima parola. Sempre va letto il Vangelo di Giovanni a due livelli. Il livello visibile, che ha il suo senso, e il livello invisibile, che ha il suo senso più profondo. Quando noi leggiamo qualunque testo di Giovanni, dobbiamo avere questa doppia realtà. La realtà che è nel segno e la realtà significata. Dopo questo Gesù, sapendo, bel gerundio, che ogni cosa era stata ormai compiuta, telestai, una parola greca, telos, fine, ossia che era tutto condotto alla fine. Gesù ha compiuto l'opera del Padre, si avviava verso la salvezza che il Padre gli aveva affidato. L'opera della salvezza volgeva al termine. E allora Gesù, sapendo che ormai ogni cosa era compiuta, ogni cosa, panta talethestai, tutto andava verso la fine, verso il telos, cioè verso lo scopo per cui era venuto. Disse per adempiere le scritture. Ecco, disse per adempiere le scritture, perché le scritture erano costitutive degli eventi, non erano confermative degli eventi, ma erano costitutive degli eventi. Dio parla, la scrittura parla e gli eventi succedono, sono conseguenti alla scrittura, al parlare di Dio, perché è la parola di Dio che fonda la realtà, crea gli eventi. E allora egli disse per adempiere la scrittura, ossia per dare compimento alla parola pronunziata dal Padre. O sete. Vedete in quale contesto Giovanni colloca il sizio di Gesù. O sete. Vedremo che significa o sete, sizio. Si avvicina il soldato, porge l'aceto, in cima una canna, gliela accosta la bocca. Ma Gesù dice l'ultima parola. Tutto è compiuto, di nuovo, panta telestai, dopo aver ricevuto, dopo aver detto il sizio. E chinato il capo, spirò. Gesù dice sizio, o sete. Poi pronuncia di nuovo la parola, l'ultima. Panta telestai, tutto è compiuto, ed emette lo spirito. Quella sete di Gesù è sete dello Spirito. Il Padre gli dà tutta l'abbondanza dello Spirito ed egli, ispirando, lo emette. Questo è il primo atto. Cosa succede subito dopo la morte di Cristo? Un episodio proprio di Giovanni, che non è narrato dagli altri evangelisti, ma che ha il suo scopo, cioè è la spiegazione, l'applicazione teologica della morte di Cristo. Perché Cristo muore.
abbiamo lasciato Gesù con l'ultima parola detta dopo il sizio: chi ha sete venga e beva. Intendeva parlare dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti. Ancora non c'era lo spirito, perché ancora Cristo non era stato alzato sulla croce. Adesso è alzato sulla croce e lo spirito viene dato, e in quella sete che racchiude tutte le sete degli uomini, che Cristo, o capo degli uomini, pronuncia quel sizio e riceve l'abbondanza dello spirito, perché lui che dà lo spirito, dice la scrittura, e lo dà in abbondanza. Però questo sizio e questa ispirazione dello Spirito Santo è conseguenza del tutto è compiuto. Ed è in questo medesimo tempo che avviene quello che subito adesso vedremo, la trafittura del costato di Cristo, dove esce l'acqua, che è l'acqua dello Spirito, ma insieme esce il sangue, che è il sangue della vita. È quel sangue che genera l'acqua, cioè dal sangue di Cristo che esce l'acqua dello Spirito, è per il sangue di Cristo che viene dato lo Spirito, e per quel tutto è compiuto in cui Cristo dà il suo sangue che avviene la comunicazione dello Spirito. E adesso vedremo. Chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portate via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo l'altro gerundio, che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia, ogni parola è misurata, e subito ne uscì sangue e acqua. Altri testi dicono uscì acqua e sangue, rifacendosi al testo di Giovanni nella lettera, dove Giovanni parla della triplice testimonianza: tre sono i testimoni, lo spirito, l'acqua e il sangue, per cui mettono prima l'acqua e poi il sangue, ma il posto in cui è qui detto prima sangue e poi acqua è punto giusto. Furono i copisti che, avendo letto l'altro testo, misero in alcuni manoscritti prima acqua e poi sangue, ma qui traduce bene prima sangue e poi acqua, anche sotto il profilo naturale, perché dal costato di un uomo morto esce prima il sangue e poi la linfa, cioè il residuo che è l'acqua. Quello che è più importante è quello che viene subito dopo. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero. Cioè, qui Giovanni Evangelista vuole sottolineare l'importanza di questa uscita di sangue e acqua. Non si limita a dire è uscito sangue e acqua, Cristo è stato trafitto, anziché spezzare le gambe, invece viene trafitto il costato in modo che si è sicuro dalla morte. Avrebbe potuto narrare il fatto, no. Ma egli attira l'attenzione sul sangue e l'acqua che escono dal costato di Cristo. E invoca tre testimonianze. E dice
Chi ha visto, ecco, io ho visto, io vedo, io vedrò. In Giovanni hanno importanza i tempi, ha importanza pure la parola vedere, vedere. Qui non facciamo esegesi, eh. Comunque è bene che accenniamo a questi spunti esegetici. Chi è che ha visto, chi vede, chi vedrà. Comunque chi ha visto ne dà testimonianza e ribadisce la sua testimonianza è vera. Terzo ancora, ed egli sa che dice il vero. Che importanza aveva? Aveva moltissima importanza. Questo fatto del sangue e dell'acqua, se Giovanni per tre volte invoca la testimonianza vera, quello che dico è vero, e voglio che sappiate che è vero, perché la mia testimonianza è vera, per tre volte. E lo dico perché? Perché voi crediate. Dunque la testimonianza è ordinata alla fede. No, quel credere non è soltanto crediate che è uscito sangue e acqua, ma perché sotto il sangue e l'acqua si c'era una realtà più grande che oggetto della fede nostra. Questo infatti avvenne, ecco, altre due testimonianze, quella sua e quella del Padre e dello Spirito, che danno due teste. Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura, cioè è il Padre che dà testimonianza, non gli sarà spezzato alcun osso. Per questo le gambe non furono spezzate, ma non perché non furono spezzate, ma perché doveva essere trafitto il costato. Quella era una circostanza che obbligava a trafiggere il costato una volta che era morto. Però non gli fu spezzato alcun osso, perché all'agnello che si immolava la Pasqua non veniva spezzato alcun osso. Per cui questo Cristo che muore sulla croce è l'agnello pasquale, è l'agnello della nostra salvezza, il cui sangue è posto sugli stipiti delle porte e da cui viene la nostra salvezza, perché l'angelo uccisore non colpisce coloro che vede sotto l'architrave del tinto di sangue, per cui il sangue di Cristo è la nostra salvezza. E allora questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura che dice che questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è il sangue della nuova alleanza, questo è il sangue della salvezza. E un altro passo della Scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È il testo celebre di Zaccaria. E allora quel cuore trafitto è il cuore di Cristo, da cui esce la vita, il sangue, e a cui tutti dobbiamo guardare. Qui c'è la celebrazione del cuore del Signore, il cuore aperto di Cristo, e il cuore aperto da cui esce perennemente la vita, da cui esce l'acqua dello Spirito. In quel sizio esce l'acqua dello Spirito e da cui esce il sangue, da cui esce l'Eucaristia e da cui esce il battesimo che ci lava dei nostri peccati. Io vorrei che noi penetrassimo in queste realtà appena appena accennate. E voglio appunto sottolineare l'importanza del sangue e l'importanza dell'acqua che escono dal costato di Cristo. Quel costato è il cuore di Cristo
è una fontana sempre aperta, da cui esce la salvezza, sangue, da cui esce la vita dello spirito, che è appunto significato nell'acqua. E' qui che incomincia l'epoca nuova, l'era nuova, quella escatologica, l'era dello spirito, che nasce dal sangue di Cristo, ma è l'epoca in cui c'è l'acqua viva che fa germogliare tutta la natura nuova, e l'acqua dello spirito che dà la vegetazione lussureggiante, e l'acqua dello spirito che è appunto colui che procede così da Cristo, passa per il sangue di Cristo e vivifica tutta quanta la terra, da quando Gesù, morendo, dice tutto è compiuto, la salvezza è compiuta, panta taletestai, e lo Spirito ormai può allargarsi sulla terra perché la vita è stata donata. Fratelli e sorelle, io voglio attirare l'attenzione in questo momento al sangue della nuova alleanza, al sangue di Cristo che noi beviamo ogni giorno, anche quando mangiamo l'ostia, perché quell'ostia è ostia viva, l'ostia contiene il sangue del Signore. Noi, nella Santa Messa, noi sacerdoti mangiamo Cristo, ci nutriamo di Cristo nelle due specie, ma già in ogni specie c'è tutto il Cristo. Nel sangue c'è il corpo vivo di Cristo, nel pane, ossia nell'ostia, c'è il sangue vivo di Cristo. Per cui nell'Eucaristia noi ci nutriamo di Cristo, ci nutriamo del sangue di Cristo, abbiamo la vita di Cristo. Vorrei ancora una volta ribadire questo concetto di non renderci colpevoli del sangue del Signore, come dice l'Apostolo ai Corinti, siamo rei del corpo e sangue di Cristo. Non vorrei che la vita che ci viene data sia una vita che segni la nostra condanna. La vita è vita. Accorriamo dunque all'Eucaristia per bere il sangue di Cristo e restiamo sempre prostrati davanti all'agnello, all'agnello da cui sgorga il sangue della vita. Restiamo sempre prostrati in adorazione davanti all'agnello che siede al canto al Padre nel trono, e adoriamo colui che ha dato la vita per noi. Beviamo questo sangue, viviamo di questo sangue, si mescola il sangue di Cristo al nostro sangue, e noi dobbiamo essere viventi di Cristo, dobbiamo essere altrettanti Cristi che camminiamo sulla terra. E allora che il Padre ci guarda e ci vede i figli suoi, perché vede il suo sangue, il sangue del Padre che è la vita, lo vede in Cristo che si immola ogni giorno, ma lo vede in tutti noi che formiamo con Cristo l'unico corpo e viviamo del sangue di Cristo. Alleluia! La grande conseguenza pratica di quanto abbiamo detto è racchiusa in un versetto di Giovanni, prima lettera, dove è detto: se siamo in comunione gli uni con gli altri, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè la distruzione del peccato in noi avviene se siamo in comunione gli uni con gli altri, cioè se formiamo il corpo di Cristo vivo. Chi fa male al proprio fratello versa il sangue
innocente di Cristo. Se tu fai male al tuo fratello, se tu ferisci il tuo fratello e spezzi la comunione con il tuo fratello, tu fai una ferita che cagiona la effusione del sangue di Dio. E siccome il sangue grida vendetta, il sangue del giusto grida vendetta, come il sangue di Abele, così l'effusione del sangue di tuo fratello grida vendetta a cospetto di Dio, perché tu effondi sulla terra il sangue di Cristo, il giusto più che Abele. Questa è una conseguenza che dobbiamo tenere bene a memoria. Chi uccide il proprio fratello, chi versa il sangue del proprio fratello con una ferita, versa il sangue di Cristo. E il sangue di Cristo grida vendetta, perché il sangue del giusto è effuso, come dice la Scrittura. E allora siamo in comunione gli uni con gli altri. Chi rompe la comunione del corpo del Signore non ha la remissione dei propri peccati. Se vuoi la remissione dei tuoi peccati, deve essere in comunione col tuo fratello, con tutti quelli che formano il corpo di Cristo. Come appunto è significato nella Santa Messa, quando noi siamo invitati a ricomporre la comunione. Se tu ti ricordi all'altare che il tuo fratello ce l'ha con te, corri prima a fare comunione, altrimenti non devi accostarti. E allora sono vere le parole che seguono nella Santa Messa: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Il tuo peccato è tolto se tu sei in comunione col tuo fratello. Se non sei in comunione col tuo fratello, il tuo peccato non è tolto. Anzi, tu sei reo del sangue di Cristo, perché hai inferto una ferita nel corpo di Cristo, perché ferendo il tuo fratello hai versato il sangue del giusto. Di qui l'importanza della comunione. Nella comunione c'è la vita, perché la comunione è Dio. Dio è comunione. Dio è comunione. Questo è il termine di Dio, un trino. Dio è comunione. È la definizione di Dio. E noi dobbiamo essere uniti gli uni agli altri per essere in comunione. E la nostra comunione è col Padre e con il Figlio. Chi rompe la comunione rompe sulla terra il corpo di Cristo e distrugge la vita di Dio che è comunione. Ecco l'importanza della comunione con i nostri fratelli, con quelli che formano con noi un unico corpo, perché credono nel medesimo Cristo. Fratelli e sorelle, non rompiamo mai la comunione con i nostri fratelli, restiamo sempre in comunione gli uni con gli altri e ritroviamo in Cristo la fontana della nostra comunione, cioè nel suo sangue noi dobbiamo restare uniti gli uni agli altri. Amen. Noi ci rechiamo offesa. È facile per noi offenderci, ma deve essere altrettanto facile ricomporre le offese. Noi dobbiamo avere come programma il perdono di ogni giorno. Ogni giorno rinnovare il perdono. Non dico una cosa fuori luogo, ma è proprio così. La vita dei gruppi,
come la vita delle famiglie, deve passare attraverso il perdono, più che permanente, rinnovato ogni giorno, rivitalizzato ogni giorno. Ogni volta che tu ti incontri con il tuo fratello, chiedi perdono. Non deve passare giorno in cui tu non chiedi perdono al tuo fratello per averlo offeso, perché nel fratello tu vuoi perdonare tutti quelli che hai offeso, cioè ripetere continuamente il perdono e vivere in uno stato di perdono come Gesù. Vive in stato di perdono per noi. Egli ha sempre il cuore aperto verso il perdono di tutte le offese che riceve a migliaia e migliaia dei miliardi e miliardi di uomini. Cristo sempre perdona, anche tu. Devi avere il cuore aperto al perdono, giorno per giorno, minuto per minuto. Quello che è il rancore, odio, astio, non esiste nel tuo vocabolario, perché il tuo vocabolario è il vocabolario del Figlio di Dio. Il tuo codice, una volta che tu sei nel mistico corpo di Cristo, è il codice cristico, e nel codice di Cristo non esiste questa parola, odio, rancore, non esiste. Esiste nel codice degli uomini o nel codice diabolico, non nel codice di Cristo. E se tu appartieni a Cristo, questa parola non esiste per te. Tu sei amore, perché sei figlio dell'amore. Tutte le tue azioni sono coniugazione del verbo amare. Tu sei amore. Ho amato, amerai, amerò, amo, amai, amo te, amo voi, tutte coniugazioni, o meglio declinazioni, come volete, se sostantivo o se verbo, del verbo amare. Io sono amare, e della mia vita è una coniugazione in tutte le forme, in tutte le voci del verbo amare. Altra parola, io non conosco, perché io sono il Verbo che si è incarnato in me. Io sono la vita di Cristo, il Verbo, il Logos, si è incarnato in me. E il Logos dice amore. Per tutte, per queste tutte le mie operazioni sono coniugazione del Verbo amare. Amen.